Siamo con uno dei protagonisti di questo Varanna Rally Experience, Ennio Tirone. Chiediamo, come sta andando questa gara per voi? Bene, la seconda giornata è iniziata meglio della prima, meglio della conclusione della prima, visto che ci siamo insabbiati nella seconda ieri. Adesso abbiamo migliorato di altri 8 secondi il primo giro, cerchiamo di recuperare il più possibile, ma è duro, perché poi vabbè, comunque i primi, Uzzeni e Daste sono imprendibili. Vediamo, facciamo il meglio che possiamo fare per riuscire a recuperare più posizioni possibili. Comunque direi bene, adesso la pista sta anche asciugando, si sta gommando, quindi abbiamo anche già cambiato l'assetto, bene, bene, sono contento. Rispetto allo scorso anno, che confronto puoi fare? L'anno scorso c'era la neve, adesso invece una gara asciutta. Per voi quali sono le condizioni migliori o comunque le più divertenti? Beh, anche quest'anno con l'acqua ieri era abbastanza divertente, infatti abbiamo fatto un liscio. Però sì, con la neve, con la macchina che abbiamo, sia con la neve che con l'acqua e con l'asciutto, con neve e acqua si divertono anche di più da fuori. Noi invece, per noi è indifferente, cambiano i tempi perché chiaramente con la neve e con l'acqua si alzano un pochettino. Però la macchina è divertente lo stesso in qualsiasi maniera, un gran mezzo. Uno dei problemi che avete riscontrato con la pioggia sono stati i vetri appannati. Come siete riusciti a risolvere questa problematica? L'abbiamo risolto con un espediente, un vecchio espediente della nonna, diciamo così, tra virgolette. Abbiamo usato dello shampoo da capelli, l'abbiamo applicato al vetro, l'abbiamo tolto e ha impedito di appannarsi al secondo giro. Purtroppo al secondo giro ci siamo appannati noi, la sabbia. Però sì, è stato un vecchio rimedio che io non conoscevo, abbiamo imparato un'altra cosa, con un semplice shampoo da 50 centesimi ci siamo messi a posto dentro.